Salve ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Mi raccomando, prima che inizi, lasciate un bel like, l'iscrizione, commentino, attivate la campanellina così che non vi perdete più nessuna notizia di questi video che vi pubblico. Come sicuramente state notando, sono raffreddato. E mi son raffreddato proprio nella mia vacanza in Emilia Romagna, perché l'aria condizionata, le robe varie. Però, nonostante questo, registriamo un video. Vi ricordo, in descrizione ci sono tutti i link che vi servono per seguirmi. C'è quello di Instagram, quello di TikTok, c'è il link del mio primo canale, c'è il link di OneFootball e c'è il link di quelle 54 salviette umidificanti che servono per pulire telefoni, tablet, computer, tutte ste robe varie. Allora, oggi direi che sia arrivato anche il momento. Vorrei con voi parlare di un argomento importante. Allora, calciomercato dell'Inter. Vorrei parlare sul reparto degli attaccanti. Ad oggi io con i nostri attaccanti mi sento tranquillo. Vi dico il perché. Lukaku e Lautaro sono assolutamente una coppia da far fare. Sono giocatori che devono giocare titolari, assolutamente. I nostri altri attaccanti sono Dzeko e Correa. Allora, io di Dzeko, anche se mostra un po' cotto, mi fido comunque perché è fondamentale nel gioco dell'Inter. Mentre Correa il prossimo anno avrà la possibilità di mettersi in mostra, non so con chi, però avrà questa possibilità e deve sfruttarla bene. L'ultimo nostro attaccante è Sanchez, che non sappiamo se va via, se rimane. L'altro giorno è spuntata una notizia importante. Se vi ricordate, 2-3 anni fa, quando Mertens ha rinnovato appunto con il Napoli, sembrava che lui non dovesse rinnovare con questo Napoli. Infatti squadre come l'Inter volevano far fare un contratto a sto giocatore. Non era andata a buon fine perché Mertens ama il Napoli, ama la società, ama il giocatore, ama tutte queste cose qua, insomma. Adesso, news del calciomercato, Mertens, l'altro giorno mi spunta su Sky Sport, oppure diciamo su queste notizie importanti, Mertens può diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Vi dico fin da subito. Io ho sempre detto che Mertens è un giocatore eccezionale e ho sempre detto che è vero che c'ha 34 anni, è vero che pipì parapà parapà, nel senso che secondo me Mertens non conta l'età, perché lui anche quest'anno, che ha già 35 anni o 36, ha dimostrato comunque di essere ancora un ottimo attaccante, ancora un attaccante che riesce a fare gol, ancora un attaccante che riesce a fare gli assist. E quindi raga, non lo sottovalutiamo, è stato sempre un giocatore molto molto interessante. Secondo me in una squadra come l'Inter può far bene. Non so se vi ricordate, noi a gennaio ci siamo comprati una quinta punta che serviva quest'anno, no? E Caicedo, vabbè, insomma, per una serie di infortuni, per una serie di problemi, per una serie di motivazioni personali, non ha giocato e quindi è rimasto svincolato. E ci serve un nuovo attaccante. Quello potrebbe essere proprio Mertens. Secondo me, allora, vi dico la verità, Mertens gioca nel Belgio insieme a Lukaku, quindi se tu magari metti la coppia Lukaku e Mertens, si conoscono, no? Perché giocano insieme alla nazionale, quindi un minimo di conoscenza sicuramente c'è sta. Questo era il mio discorso. Se ci prendiamo Mertens, sicuramente è un ottimo acquisto. Certo, non giocherà come titolare, o farà, non so se giocherà come titolare, se farà la riserva, probabilmente giocherà come riserva, ma in Italia
in Italia riserve come Mertens non se ne trovano, eh. Secondo me è lo stesso discorso di Sanchez. Sanchez, che comunque io ho sempre ribadito, a me mi fa schifo Sanchez, però è un giocatore molto molto forte. Magari sì, c'è un botto dei problemi, un botto di infortuni, però rimane comunque sempre un giocatore valido. Però per me arriva da l'ora di salutare Sanchez, anche perché io credo che Sanchez non serva più all'Inter. Non so se l'Inter vuole ancora puntare sul suo giocatore, però a che cosa serve Mo Sanchez? Cioè, c'hai tutti gli attaccanti. Boh, non lo so, non lo so. Vero che Sanchez è più giovane di Dzeko, Sanchez te può dare più una mano, però secondo me Dzeko un altro annetto, farà due, un annetto sicuro può far bene. Quest'anno ha fatto bene, magari il prossimo anno non farà bene come quest'anno, però un minimo può far bene. Quindi Mertens sarebbe un acquisto ottimale. Le squadre interessate a Mertens, fate conto che allora, le opzioni per Mertens o va da Chiellini lì in Inghilterra, là, no? Ai Los Angeles FC, al Toronto, queste squadre qua, oppure va in campionati come quello della Turchia, oppure diciamo rimane in Serie A. Attenzione, qui ci sarebbe un discorso importante. Allora, Mertens non lo volete tradire il Napoli. L'unica squadra giusta per lui è l'Inter. Vi dico perché. Allora, Lazio secondo me non punterà su Mertens perché già ha giocatori del calibro di Cancellieri, Immobile. Vedevo che se possono comprare pure, come si chiama, non mi ricordo il nome adesso di quello, come si chiama, Caputo, questi giocatori qua, insomma. Quindi io credo che Mertens non sia il primo interesse personale. Un'altra squadra interessata a Mertens è la Juventus, ma Mertens, che è del Napoli, alla Juventus non ci va. E anche la Roma su Mertens, ma mai niente di così esagerato. E io credo che l'unica squadra buona per lui è proprio l'Inter. Vabbè? Allora, su questa postazione speciale, mi raccomando, un bel like e ci vediamo direttamente in un prossimo video. Ciao 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 ciao!